Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Oggi comincio un nuovo video in maniera un po' insolita per me, perché vi faccio vedere cosa abbiamo comprato ieri, perché dopo mesi, ma davvero mesi, che non andavamo per negozi se non per fare la spesa, siamo andati a fare un giro perché soprattutto a Lorenzo e Matteo mancavano un po' di cose. Loro crescono, come dico sempre io ormai rimango così, non crescerò più, ma loro sì. Sicché gli occorreva un po' di cose, a dire la verità, occorrevano anche a me, soprattutto qualcosa anche a Stefano, ma lui ha trovato solo un paio di scarpe che stamani ha già messo per andare al lavoro. E così, strano ma vero, vi faccio vedere i nostri acquisti, che non sono la solita spesa. E ieri siamo andati, allora, prima busta all'OVS, e qui ho trovato parecchie cose per Matteino, perché allora è sempre con i pantaloni invernali piccino, sicché gli occorrevano quelli in cotone più fine. Lui porta tute, solo tute. Riesco a comprargli un pantalone all'anno che non sia tuta, uno lungo e uno corto, magari se qualche volta usciamo, insomma andiamo da qualche parte, ma lui se no predilige solo le tute. E vi faccio vedere che cosa gli ho preso. Gli ho preso dei pantaloni lunghi, questi l'ho pagati 17 euro e sono così semplicissimi, a tuta, e questi sono grigi. Io ho arruffato quel che c'era, ho cercato di trovare la sua taglia, ho preso più colori possibili che c'erano nella sua taglia, pur di fare il più fretta possibile, e gliel'ho trovati anche neri. Questo sì, io non riconosco più il nero e il blu scuro. Invece questi li abbiamo pagati 9 euro, semplicissimi. Noi come modelli siamo molto basici in questa casa. E poi ne ho trovati anche corti, e gliel'ho presi verdi, un verde militare, si dirà così. Questi li ho pagati 10 euro, blu uguali, perché no, forse questi meno, costano 9 euro. Così hanno anche le tasche con la cerniera, almeno potrà mettere anche il telefono. E poi questi sono, aspettate, neri, sì, anche qui, questi 6 euro addirittura, perché sono proprio più semplici. E così lui per un po' è a posto. E poi ho preso anche le calze, quelle corte, proprio non sono proprio a fantasmini questi qui, non mi ricordo. Comunque 6 euro. Quante sono? Non lo so. 5 paia di calze. Non è tanto per i colori così, perché i miei figli, allora, Lorenzo gli piacciono le calze anche più particolari, magari il fondo nero, ma poi che abbiano dei disegni, delle fantasie. Invece Matteo è un po' più semplice per queste cose. Ora vi faccio vedere un'altra busta. Allora, da H&M sono andata perché Lorenzone voleva vedere per delle cose, poi a dire la verità andrà anche poi con i suoi amici a vedere, anche perché sinceramente, allora, Lorenzo quest'anno fa 17 anni e devo dire che mi posso fidare dei suoi acquisti, anche se li fa che io non ci sono, però insomma siamo andati io e lui dentro da H&M e abbiamo guardato un po' insieme. Allora, lui è per il nero, sappiatelo, sicché vedrete solo nero ora in questo momento. Ha preso una felpa un po' più fine, perché per ora le ha tutte invernali, pese. È costata 15 euro, nera, ve l'avevo detto, nera semplice, mi ha messo anche male, aspettate. Ma lo vedete che io non sono brava a fare queste cose? Ecco perché dicevo, io non compro mai nulla, ma poi anche quella volta che compro, forse è meglio che non mi ci metta a farle queste cose. Insomma, nera semplice, cioè per me sarebbe larga. E poi ha preso una maglia a mezze maniche con uno spritzo di colore.
sul davanti, però questa non è proprio nera, dai, è grigia scura, è andata bene, eccola qui. E questa è costata 10 euro, altra busta. Allora, qui ci sono le cose per chiavi. Io per Matteo vado spesso da Chiavi per comprare soprattutto le maglie in cotone che sinceramente lì le trovo ad un prezzo proprio basso, un prezzo ottimo e le compro anche per me. E infatti, qui ci dovrebbero essere, sì, ci sono anche le maglie mie, avevo paura di averle messe in un'altra busta. E Lorenzo, se per il suo abbigliamento è tutto nero, 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 i pigiami invece gli piacciono, comunque particolari, colorati. E ha preso questo pigiama che non mi ricordo il prezzo, il cartellino non c'è, ma mi sembra su 10 euro. C'è il prezzo. 15 euro. Il sopra è così. E invece il sotto, amore, perché Lorenzo è tutto. È con le fette di cocomero, almeno io lo chiamo cocomero, penso nel resto d'Italia lo chiamate anguria. Poi arriviamo a Matteino, gli ho preso più maglie possibile a mezze maniche, anche perché qui la primavera va e viene dall'oggi al domani come se non fosse nulla, però lui ha già i calori, sicché gli ho preso tutte maglie a mezze maniche, questa è venuta 3 euro, aspettate. Così, poi questa gliel'ho presa semplice sempre per 3 euro, ma per andare a scuola va più che bene anche quando fa educazione fisica. Poi quest'altra 4 euro, vengono davvero poco. Io quando andavamo perché ora da quando c'è tutto questo virus non siamo più andati, però io a Firenze ho anche Primark, però è a quasi 2 ore da casa mia. Sicché quando vado da Chiavi faccio sempre scorta di maglie. Poi, aspettate perché. Allora, questa è tagliato il cartellino, ma credo anche questa è su 4 euro. Ma questa è quella del pigiama, no? Questa viene a maglia. Ora io mi sbaglio perché ha preso un pigiama anche lui. Poi, anche questa, sempre 3 euro, che è proprio niente. E poi questa blu semplice, anche questa 2 euro addirittura, per andare a scuola va più che bene. E poi sempre 3 euro, questa. E poi, oh, eccolo il pigiama per Matteo, perché a pigiami non c'è il cartellino? Eccolo qui, cioè, non lo vedo io. Per 6 euro un pigiama anche a Matteo, che lui già dorme con il pigiama estivo. Io non so come faccia. E poi, questa è la taglia, ah, questa è boxer per Stefano, 3 boxer 9 euro. E questi per Lore, anche lui boxer, è sempre 9 euro neri. Così non si sbaglia. E poi da Chiavi ho preso 3 magliette anche per me. Credo che siano costate tutte 4 euro. Sì. Questa bianca con le rondini. Aspettate perché mi sa che non si sente se io mi metto la mano davanti alla bocca. Comunque questa con le rondini. Questa invece sempre 4 euro, rosa con questa scritta. Io sono per modelli molto semplici, non so se si è capito. E poi, sempre per 4 euro, sì, questa con tutti i cuoricini. Ora manca la busta di Decathlon. Allora, da Decathlon Stefano ha comprato un paio di scarpe per sé che usa praticamente da mettere da casa al lavoro, poi al lavoro a quelle che deve mettere in azienda, però se le ha già messe a piedi, però ho trovato un paio di scarpe, credo che siano costate 10 euro, comunque così, per Matteo, poi le comprerò anche insomma più buone, più belle, però
Ieri non abbiamo trovato nulla, però visto che c'erano queste, per esempio anche domenica, siamo andati a fare una passeggiata su un poggio che abbiamo qui vicino a casa, però aveva le scarpe invernali e piccino non ne poteva più, sì che ho detto, tante le volte in questi giorni, magari se viene il bel tempo, ritorniamo a fare una passeggiata, almeno alle scarpe più comode e comunque anche per andare per esempio quando vado dai miei genitori o quando anche a scuola ogni tanto se le vuol mettere vanno più che bene. Poi io per me ho preso un po' di leggings e ora andrò avanti a leggings finché che non arriverà il caldo, sia per stare in casa ma anche per uscire. Io ci sto benissimo e per tutti i giorni a me vanno più che bene e ho preso. Allora, questi semplici blu, io ho preso un paio blu e un paio neri di quelli proprio primo prezzo, se non erro 4 euro, 5 euro, non mi ricordo, però forse più 4 euro e io li utilizzerò poi per stare in casa. Ora i prezzi non li ricordo e qui vedo che non ci sono attaccati, però per esempio questi sono di quelli un po' meglio e l'ho pagato intorno ai 6-7 euro neri. Poi questi l'ho pagato un po' di più, 10 euro se non sbaglio, però spero di riuscire a farvi vedere. Vedete, qui hanno una fascia un po' più particolare e questa trama qui viene ripresa anche in fondo, si vede? Vedete che? C'è questo pezzo in fondo, tutto qui così, che ha questa trama e l'ho pagato un pochino di più. Poi ce n'è un altro paio blu, insomma solo la pizza. E poi un altro paio neri e poi ne ho preso un paio, ah, eccoli qui, ne ho presi anche un paio un po' più corti che arrivano poco sotto al ginocchio. E poi mi sono presa questa maglia, ora io non mi ricordo il prezzo, ma mi sembra 4-5 euro che è sul blu. Ora, aspettate che l'apro, tanto devo togliere tutto ora per mettere a lavare. Anche lei è molto basica. E poi ho comprato le calze a Lorenzo. Ora passiamo a un qualcosa che non è di abbigliamento. Sono andata anche da casa, non so ora se si trova in tutta Italia questo negozio, e sono andata e ho preso questi pirottini per i muffin, ci sono verdi in tinta unita e con questi fiorellini. Poi ho preso altri pirottini per i muffin e queste hanno anche questi stecchini con le stelline, ma io non li utilizzerò per cucinare. E poi ho preso anche questo set di attrezzi, spatoline, non saprei come chiamarli, servono per decorare i cupcake. Questo l'ho pagato 4 euro e anche loro non li utilizzerò per cucinare. Ora vi dico i prezzi anche di loro. Ora questi 2,95 euro e questo mi sembra uguale a me. Sì, anche loro 2,95 euro. Ora sono andata da Obi anche e non ho comprato piante. Sono stata bravissima. Secondo me Stefanino non ha preso nel carrello, nel cesto, proprio perché sapeva che prendevamo altre cose e così non ce la facevamo a portare le piante. E ho preso delle cose che utilizzerò io.
ho preso due barattolini di stucco, questo è stucco in pasta universale. E poi ho preso queste patate, anche la spatolina. E poi ho preso schiuma e spanza, credo che mi ha detto così. Questa che serve per le porte e le finestre, ma io non utilizzerò lei per le porte e le finestre e non utilizzerò lo stucco per darlo sui muri perché voglio fare un esperimento. Spero che venga bene, così vi farò vedere anche a voi. E niente, ora mi metto a levare tutte le etichette alle cose che abbiamo comprato, così le posso andare a lavare. Facciamo qualche pulizia e poi ci ritroviamo. Dopo aver fatto il lavoraccio di togliere tutte le etichette che io non sopporto fare, ho messo a lavare i panni quelli scuri che avevamo comprato e poi mi dedico alla pulizia della cucina, la parte alta. Sapete che ultimamente non sono stata molto bene e infatti ho anche cambiato un po' le mie abitudini, o meglio, ho rallentato un po' le mie abitudini per quanto riguarda le pulizie ed è una cosa che vorrei dire anche a voi. Ascoltate sempre il vostro fisico, cosa vi dice, il vostro cuore. Cosa vi dice e se c'è bisogno di rallentare, si rallenta senza sensi di colpa.
Allora, mi sto mettendo a preparare il pranzo e oggi voglio provare a fare una fare frittata con la farina di piselli che avevo comprato tempo fa al Natura Sì. Vi avevo fatto vedere che avevo acquistato anche la farina di lenticchie, è buonissima. E avevamo fatto le polpette insieme, sì, però magari andrò a provare a fare anche con lei una fare frittata. Oggi faccio invece quella con la farina di piselli e metterò anche delle cipolle, così penso che le daranno ancora più sapore. Speriamo che venga buona. Sicuramente, se anche lei ci piacerà, andrò a ricomprarla perché penso che tenere in casa questa tipologia di farine ci verrà sicuramente incontro, ci viene incontro per risolvere tante cene e tanti pranzi in maniera anche veloce, sicché oggi la provo, poi vi dico com'è. E niente, mettiamoci a preparare il pranzo perché che ore sono? Manca 20 a mezzogiorno e è tardi. La ricetta che ho trovato prevede 125 grammi di farina di piselli e 250 ml di acqua. Io l'ho già preparata, però poi vedo se dovrò aggiungerne ancora. Ora aggiungo un pizzico di sale alla farina. Poi mescolo anche un po'. Ora aggiungo anche un pizzico di pepe. Ora aggiungo l'acqua piano piano. Io ne vado ad aggiungere solo un altro pochino. Non sono neanche 50 ml, saranno 30 ml. E ora aggiungo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Ora la tappo e la lascio riposare per almeno 15 minuti. Intanto andiamo a far cuocere le cipolle. Ora mettiamo le cipolle tagliate finemente nella padella con anche l'olio. Accendiamo. Mettiamo un pochino di sale, io metto anche un pochino del Natrito, quello di salvia, rosmarino e aglio, ma voi se non ce l'avete non importa, potete mettere comunque del pepe. E ora le lascio cuocere dolcemente. Ora che le cipolle sono cotte, faccio scaldare la padella e andrò a versare il mio composto di farina e acqua e poi vado a cuocere la mia frittata.
Ho girato la mia frittata, ora la faccio cuocere bene anche dall'altra parte e poi sono pronta per andarla a servire. Abbiamo pranzato, ho già anche riordinato, non ho ripreso niente ma sono un po' di fretta, però ci tenevo prima di concludere il video a parlarvi un attimo dei libri che ho letto in questo mese, visto che siamo a fine mese, ne ho letti due, a dire la verità ne ho incominciato anche un terzo ma non credo che ce la farò mai a finirlo entro fine mese. Il primo libro che ho letto è Finché il caffè è caldo. Di lui avevo letto tante recensioni positive, lo trovai in Coop e sulla copertina lessi un tavolino, un caffè, una scelta. Basta solo questo per essere felici. Poi è ambientato in Giappone, sicché non ci ho pensato due volte prima di prenderlo. Ho cominciato a leggere questo libro. Ed è ambientato in una caffetteria aperta da più di 100 anni. In su questa caffetteria ci sono delle leggende, specialmente una proprio in merito alla scelta che si può fare in questa caffetteria. Allora, è un romanzo sicuramente particolare proprio perché racconta di questa scelta che si può fare. Non c'è un solo protagonista, ma sono diversi i personaggi e tutti protagonisti, perché tutti i personaggi di questo romanzo ruotano intorno proprio a questa scelta. Io ho cominciato a leggere questo libro pensando molto alle recensioni che avevo letto e vi devo dire che all'inizio un po' pensavo che mi stesse deludendo perché non riuscivo, ecco, a provare quelle emozioni forti che comunque avevo letto nelle recensioni. In più, c'erano delle ripetizioni, però in continuazione, insomma, spesso, soprattutto per quanto riguarda, le regole, tra virgolette, da seguire per fare questa scelta. Ecco, quello secondo me è un per di più che una volta che hai detto queste regole, una volta, due, basta, non ce n'è più di bisogno. Infatti a Lorenzo un giorno gli dissi: questo libro mi sta deludendo, secondo me queste recensioni positive sono troppo positive, e invece il meglio se l'ha lasciato da ultimo. Infatti è arrivato in fondo, ho pianto. Come se non ci fosse stato un domani. Alla fine è un libro che consiglio perché è una lettura semplice, che scorre in maniera fluida e anche in maniera veloce, perché non sono neanche 200 pagine. Per passare qualche ora, io penso anche in un pomeriggio, se uno ha tempo lo può leggere, insomma, è comunque un libro in più che abbiamo letto, di sicuro è un libro che comunque ti lascia dei bei ricordi della sua lettura, sicché è un libro che consiglio. Il secondo libro che ho letto è L'infermiera di Hitler. Non ho tolto il bollino, era stato uno di quei libri che io ho comprato in Coop quest'inverno con l'offerta, due libri a 9,90 euro. Allora, sicuramente racconta di una parte importante della storia mondiale, una parte brutta e una parte dolorosa. Diciamo che i personaggi di questo libro sono inventati. Tranne che Hitler ed Eva Braun, mi sembra se non ricordo male il cognome, però comunque vengono raccontati fatti che purtroppo in quegli anni accadevano per davvero. E la protagonista è anche qui non vi voglio svelare tutto, però anche è una allevatrice, è tedesca e per tutta una serie di cose si ritrova in un campo di concentramento. Di lì ne viene fuori in maniera inaspettata e soprattutto nel momento che lei esce dal campo di concentramento la guerra non è ancora finita e non sa se poi ci ritornerà. Per tutta una serie di circostanze si ritroverà comunque a stare vi vicino a persone che in quel momento sono dei suoi antagonisti. È un romanzo senza fronzoli,
senza aggettivi in più che non servono a niente, racconta purtroppo i fatti nudi e crudi per come accadevano, però racconta anche di tanta umanità coraggiosa in quegli anni, racconta anche storie di donne, chi è da una parte, chi è dall'altra, chi soffre e chi invece ha tutti gli agi, racconta anche di donne che combattono per Hitler e fa riflettere molto sul ruolo e su come erano le donne in quegli anni. È un libro che ve l'ho detto, io l'ho amato fin dalle prime pagine, ho pianto e ho riso insieme ad Anke mentre raccontava la sua storia e lui sicuramente lo consiglio davvero tanto con tutto il cuore. E niente. Questi erano i libri che ho letto in questo mese, spero di esservi utile, magari di avervi dato qualche consiglio per una lettura in più. Ora, come sempre, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!